Ad Arezzo esistono criminali della manutenzione? Pare che esistano. Davvero. E noi ve lo dimostriamo. Tanto per iniziare vi diamo l'esatta disposizione di questo enorme cratere che c'è in via Preto Gramandei, angolo via Toniolo, esattamente dove c'è stato un grave incidente che ha visto un motociclista portato via con l'elicottero del Pegaso, e è in via Pietro Gramandrei, angolo via Toniolo e non via Benedetto Croce, come risulta dal sito del comune e dai rilievi della polizia municipale. Questo enorme cratere che si è così aperto non è che si è aperto così dall'improvviso, è il classico esempio di non manutenzione che avviene ormai normalmente tutte le strade che sono sotto così il dominio del comune di Arezzo, dominio che ovviamente non c'è perché, come si vede, non c'è nulla. Noi abbiamo provveduto alle 16:11, dopo che siamo tornati da un giro con la bicicletta, che abbiamo visto che non era segnalato, ad avvisare la polizia municipale, anche perché siamo convinti che fino a lunedì non succeda nulla, perché la manutenzione non c'è per fare gli straordinari, quindi il venerdì dal pomeriggio fino a lunedì non si vede nessuno. Quindi abbiamo fatto la nostra segnalazione tramite il sito internet, questo sito che poi molto gentilmente risponde immediatamente che l'hanno preso visione, ma questo è un risponditore automatico che qualsiasi computer fa quando poi nella realtà non succede nulla. Avevamo detto noi che che fino a lunedì non ci sarebbe stato nulla, e domenica a 24 ore di distanza, ecco qual è l'attuale situazione. Non ho mica paura. Quando che passano da dei punti in terra, che dici? Questo è quello che è. È incredibile che si è lasciato così, è semplicemente incredibile. Incredibile. Come si vede, qui c'è un bel tombino e lo sentiamo dal rumore e dalla forma. È un tombino probabilmente dell'Enel. Quindi non è nemmeno un problema del comune, il comune deve solo segnalare al gestore di... Let's go! Pensiamo veramente che dopo aver visto questa immagine avete capito perché abbiamo intitolato questa performance: ad Arezzo esistono
i criminali della manutenzione. E il punto interrogativo non c'è, per noi criminali sono, e mentre facciamo questo video è domenica 18, la buca ancora rimane e non sappiamo nulla di quello che è successo al povero ragazzo.